Sì, l'ho trovata. Ah. No, no. Va bene, va bene. Trovo una soluzione. Arrivederci, mamma. L'operazione è saltata. Pensateci voi, come l'altra volta. Esattamente come l'altra volta. Sono tutti. Parli della tua matrigna? Se n'è andata anche lei, la stronza. Tutte uguali siete. Mia sorella Emma dov'è? Me la sono venuta a riprendere. Tua madre, te, sua madre. Scomparse tutte. Puff. Rimaneva solo lei. Dello schifo di vita che ho tirato su. Ma almeno io, a differenza tua, non ho rimorsi. Io avrei dei rimorsi. Non mi fanno più credito nei bar, sai? Poi, quando lui è venuto al tavolo, mi ha offerto un'intera bottiglia. E poi un'altra. E poi tutte quelle che volevo. Voleva solo lei in cambio. Che cazzo stai dicendo? L'avrebbe tolta da questa vita di merda, ha detto. Le stesse parole che dicevi tu, fino al giorno che te ne sei andata. Ma poi lui ha aggiunto, dimmi la cifra. Almeno mi ha offerto qualcosa in cambio. Tu cosa mi avresti offerto in cambio? Tu è venuto mia sorella. A chi l'hai venduta? A uno coi soldi, ve l'ho detto. Tu non eri qui a fermarmi. Non c'era nessuno. Il mio fegato è fuso. Mi rimane qualche mese. La prego, non mi faccia del male. Io ho una famiglia. Lo so. Tua moglie Carla è una bellissima donna. E tua figlia Rachel è un vero amore. I disegni che ti ha fatto l'altro giorno fanno sciogliere il cuore. Il mio preferito è quello con il cavallino blu. Tranquillo, stanno tutti bene. Ma insomma, cosa vuoi? Che cosa vuoi da me? Chi sei? Che cosa vuoi da me? Sono solo una piena di domande. E tu invece? Devi essere una persona interessante.
con la gentaccia che frequenti. Chissà quante cose che hai da raccontare. Gentaccia? Guarda che ti stai sbagliando. Sei sicuro? Capo, ti cercano. Chi sei? Chi sei? È una che ha un problema e vuole parlarti. Quale problema? Quale problema? Dice che è roba privata. Troppo poco. Troppo poco? Capo dice che cerca lavoro. Falla entrare. Perquisisci. Volentieri, capo. Puoi andare. Ti piacerà, capo. Ti serve un lavoro. Ti farei guadagnare bene io. Soldi. Coca. Macchine. Basta che ci mettiamo d'accordo. Una bambina. E la vuoi fare con me? Te la darei parecchio volentieri una bella ripassatina. Solo che mi sento un po' giovane per fare il papà. Cerco una bambina. Una bambina che hai comprato. Voglio sapere dove sta. Ah. Certo. E c'è un muro. Funziona così. Tu fai un solo movimento e io te ne ficco 20 mg a 11 cm dal cuore, ok? Rispondi e basta. La figlia dell'ubriacone del palazzo qui davanti, l'hai comprata tu? Sì. Lei sì, l'ho comprata io. Ma non è per me. Pago non c'ha gusti strani. Non sta più qui. Io ho fatto solo da tramite. E per chi? Non lo so. Non gli ho chiesto mica documenti. Pago se fa gli affari suoi. Non ho mica venduto una cassetta di banane. Piano. Oh, piano. Fa piano, troia. Pentizio. Si fa chiamare il professore. E dove sta? Queste informazioni sono un po' troppo rischiose per me. Tu che mi dai? Io ho mantenuto la parola mia. Ora tutto agli stacco e parliamo di affari. Come no? Ho mentito. Non è cianuro. È una tossina botulinica. Ora sei paralizzato, ma tra un po' riparlerai. Intanto ho trovato il modo per uscire da qua. Ti fa male?
Abbiamo ancora 7 dita. Prima ti sei impappinato nel parlare, ma vediamo se ho capito. Mi segui? Quindi sei un chirurgo e fornisci a persone ricche delicati e costosi trapianti redditizi e illegali. Praticamente prendi dei poveracci e li usi come pezzi di ricambio. E questo è quello che fai. Ti prego. Ti prego, aiutami. Prima rispondi. Aiutami. Rispondimi. Maria. E chi? Che cazzo te ne frega di quei miserabili? Te la ricordi questa? No, no, non l'ho mai visto. Bene, brava piccola. Allora, quanti anni hai? 10. 10 anni. Ma sei una bambina bellissima, quasi una signorina. E ti ricordi se hai avuto il morbillo, la varicella o qualche altra malattia? O se una volta sei stata tanto male? No? Vabbè, non è importante. Adesso come ti senti? Voglio andare a casa. A casa, a casa. Ma l'hai vista la tua stanza? Ci sono dei giochi, niente male. Bisognerebbe dargli un'occhiata prima. Quando posso andare a casa? Presto. Il quadro clinico è ottimo. Fissa l'intervento per la prossima settimana. E assicurati che abbiano fatto il primo pagamento. Sai qual è la cosa che mi fa più rabbia? Non ti rendi conto dello schifo di uomo che sei? Io salvo la vita delle persone. Credi che la morte sia male, penso. Cos'era per te? Eh? Avete lo stesso sguardo. L'abbiamo cercata per una settimana. Si era nascosta proprio bene. Peccato che quando l'abbiamo trovata non serviva più. Avevamo perso il cliente. Tutto bene. Dove sei?